Signora, la dice Gesù Maria. Senti, Signore. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci ricorda il contenuto essenziale della vita cristiana. Abbiamo sentito l'incipit della lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, dove, appunto nell'esordio del saluto, San Paolo ricorda che i cristiani vivono le tre virtù teologali, che sono la fede, la speranza e la carità. Scrive: ringraziamo Dio per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo, la carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Noi sappiamo che queste tre virtù rappresentano il fondamento della nostra vita cristiana, perché per mezzo della fede noi crediamo a tutto ciò che Dio ci ha rivelato e che la Chiesa autorevolmente ci propone a credere. Per mezzo della speranza noi indirizziamo la nostra vita verso la sua meta, che è il paradiso, e quindi sappiamo relativizzare tutte le cose terrene in vista dei beni eterni. Per mezzo della carità, che è la più grande virtù, amiamo Dio con tutto noi stessi e il prossimo come noi stessi. Ecco, io spero che tutti la mattina e la sera facciate la di fede, di speranza e di carità, che contenono le preghiere della mattina e della sera, per mezzo della quale, queste virtù si ravvivano in noi, perché come tutte le virtù crescono nella misura in cui le esercitiamo e vanno alimentate con la formazione, la fede e con l'esercizio, la carità, con la preghiera e con i sacramenti, la speranza. Nel Vangelo abbiamo ascoltato una giornata tipo di Gesù, questo è un fatto, è un episodio comune a tutti e tre i Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, preceduto dalla guarigione della suocera di Simone, seguita dalla guarigione di molti malati. Quindi Gesù dava molto tempo del suo tempo a imporre le mani sui malati, a guarirli. Ancora, come già ieri, vediamo Gesù che scaccia i demoni, da molti uscivano demoni gridando lo servito di Dio, e poi l'attività, una delle attività fondamentali di Gesù durante la vita pubblica, che è la predicazione. Cercano di trattenerlo e gli dice no, serve il Vangelo anche nelle altre città, perché si sono stato mandato e andava predicando. Voi capite che queste tre funzioni di Gesù sono perfettamente vive e continuano nella Chiesa. La predicazione, da una cosa molto semplice come un'omelia a una cosa molto grande come un atto magisteriale del Pontefice, quindi continua nella Chiesa attraverso i ministri di Dio, continuano i miracoli di Gesù. San Giovanni Crisostomo e altri padri della Chiesa dicevano che i gesti che Gesù compieva nei miracoli adesso li ha passati nei sacramenti. I sacramenti fanno alla nostra anima quello che i miracoli facevano ai corpi. Se qualcuno mi chiede, dice, ma tu l'hai mai visto un miracolo? Io devo subito rispondere di sì, non abbiate nessun dubbio, perché tra poco qui vedrete un miracolo. Il sacerdote consacra l'ostia, che è San Tommaso d'Aquino, quello è il miracolo più grande che Dio abbia fatto, perché è impossibile che un uomo Dio, in corpo, sangue, anima e divinità, possa essere contenuto in un dischetto di pane, anzi, non solo in un dischetto, in ciascun frammento di esso tutto intero. Se qualcuno è capace di spiegarlo, scriva subito una bella letterina a Roma, alla Congregazione Dottrina della Fede, al Papa, così spiegano. Questo non si può spiegare, appunto, perché è un miracolo a cui noi ci giungiamo con la fede. Quindi i miracoli passano nei sacramenti e i diavoli sapete che nella Chiesa esiste un ministero però oggi, che è quello esorcistico, svolto dai sacerdoti che ricevono questo mandato dal vescovo, e poi c'è però anche uno scacciare i demoni in senso un po' più ampio, che appartiene un po' a tutti i sacerdoti, in due modi. Primo, con i sacramentali, le benedizioni. Io spero che voi piano piano impariate, tra le varie cose importanti, l'importanza delle benedizioni. Avete visto che la messa si chiude sempre con la benedizione delle persone, si benedicono le persone, si benedicono le case. Io l'ho già fatto l'anno scorso, tra poco comincerò il secondo giro. Si benedicono le automobili, si benedicono gli oggetti e tante altre cose, sono anche sacramentali. A Pasqua benediciamo l'acqua benedetta per portarla a casa, poi defunti, no? I sacramentali sono, ciò che sostituisce santamente la superstizione.
voi sapete che la gente si volta per regalarlo i corni contro il male che portano fortuna o che tengono lontano il male. Allora, portasse quelle cose è un peccato grave, però il male esiste e a volte agisce. Noi figli di Dio sappiamo che contro il male non serve il ferro di cavallo e il corno, serve la benedizione di Dio. Quindi oltre ai sacramenti ci sono anche queste cose nella Chiesa che sono sacramentali. Quindi questo non è detto che i diavoli arrivano a possedere le persone, ma possono, come dire, in qualche modo infastidire. E se cacciano via con la benedizione, appena una panzina di croce, d'accordo, un sacerdote chiaramente, il diavolo se la dà a gambe, capite? Scappa subito. E l'altra cosa con cui, diciamo analogicamente, metaforicamente, si scacciano i diavoli sono quando un sacerdote esercita il ministero un po' delicato dell'accompagnamento della direzione spirituale, quindi quando aiuta la persona a entrare un po' in se stessa, a vedere, tra virgolette, capite, quali demonietti si nascondono dentro la propria anima, se la persona si fa aiutare, e a cacciarli. Questo è un altro modo, diciamo così, in senso ampio, metaforico, con cui ci difendiamo dalle potenze del nemico. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci dona la grazia di crescere sempre di più nelle virtù fondamentali della nostra fede, come abbiamo visto, che sono la fede, la speranza e la carità, ci renda sempre attenti a cercare, ad ascoltare la predicazione del Vangelo. Anche io, sappiatelo, io ascolto prediche e catechesi di altri sacerdoti, voglio per niente dire, capite? Bravi, ovviamente più bravi di me se non ascolterei, ma lo faccio molto molto volentieri perché anch'io ho bisogno di essere formato. Leggo i documenti del Magistero in continuazione, quindi è un aspetto fondamentale. Ecco, ci aiuti anche la Madonna a tenere lontano da noi tutti quanti i diavoli piccoli e grandi e a usare sempre più e sempre meglio i sacramenti, che sono i più grandi miracoli che il Signore ha lasciato e che grandi cose operano nelle nostre anime. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.